Buonasera cari amici, benvenuti ad una nuova importante puntata della nostra televisione Vox Italia TV, una TV giovane, fresca, che intende presentarvi un punto di vista non omologato, affrontare le questioni che la quotidianità ci propone con un taglio scientifico, ma mai al servizio delle oligarchie dominanti o, peggio ancora, del pensiero unico che ci sovrasta. Oggi abbiamo un ospite davvero illustre con il quale parleremo di questa lunga emergenza che ci vede coinvolti. Parliamo naturalmente dell'emergenza sanitaria dovuta al cosiddetto coronavirus. Cercheremo di capirne di più sia sulla genesi di questo virus che su quali sono, diciamo, le probabilità che la situazione in breve tempo torni alla normalità. Vi presento quindi in collegamento con noi da Napoli il professore Giulio Tarro, virologo di fama mondiale. Grazie professore per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, un piacere. Bene, professore, innanzitutto vorrei con lei capire qual è la situazione oggi, qual è oggi il livello di pericolosità e di aggressività di questo virus e se secondo lei, diciamo, l'andamento di questa malattia, diciamo, è positivo, cioè se il peggio è alle spalle o ci dobbiamo ancora aspettare qualche colpo di coda. Ma sicuramente oggi siamo in una ripida discesa della famosa gaussiana e quindi se sono sempre minori contagiati da diagnosticare e quindi prevediamo appunto una buona estate. Bene, secondo lei professore, diciamo, questo virus si è realmente dimostrato nei fatti molto più aggressivo dei normali virus stagionali o diciamo, c'è stata un'enfatizzazione eccessiva rispetto alla reale pericolosità? Ma noi dobbiamo inquadrare il virus nella sua famiglia che si chiama coronavirus. Questo coronavirus, meno male, avevano dato difficilmente, diciamo, una notizia di sé se non per qualche raffreddore febbrile fino al 2002. Cioè, avevamo quattro tipi ben specifici che appunto erano stati identificati. Se non che poi alla fine del 2002, nel novembre, viene identificato a Hong Kong un virus che dava una polmonite atipica e praticamente era anche responsabile di altre patologie che comportava per gli 8-8 mila contagiati di allora fra novembre ed aprile anche circa il 10% di mortalità, per essere precisi 774 vittime. A questo punto non era più ovviamente una malattia febbrile che non, da non prendere con attenzione. E quindi già allora si cercarono di utilizzare diverse terapie, eventualmente una di successo sono stati gli anticorpi monoclonali che proprio arrivarono alla fine praticamente dell'epidemia e furono utili per sottolineare il loro utilizzo come protezione e impedire l'infezione sperimentale dei furetti. Bene, senta professore, in questi giorni c'è stata una polemica fra i soliti prezzemolini, diciamo, dei virologi da spettacolo che sono spesso nei salotti, diciamo, delle TV progressiste e il primario dell'ospedale di Mantova, il professor Giuseppe De Donno, che pare avere utilizzato una tecnica, quella con il plasma per guarire i malati, che ha dato risultati confortanti. Secondo lei l'operato del professor De Donno va difeso? Senz'altro va difeso, anche perché noi, dopo aver, diciamo, avuto l'esperienza della cosiddetta prima SARS, ne abbiamo avuto un'altra nel 2012, che è iniziata con un altro coronavirus, addirittura con maggiore mortalità del primo, addirittura il 33%, ed è un'altra parte geografica, che era in Saudi Arabia. In particolare, questo primo paziente nel 2012 è finito con un blocco renale. Successivamente questa, diciamo, epidemia a macchia di leopardo si è diffusa qui e lì nel mondo, in particolare nel 2015 in Corea del Sud, dove eventualmente è stato possibile di nuovo
utilizzare gli anticorpi monoclonali che nella prima SARS erano sperimentali, mentre invece sono stati utilizzati proprio allora questi anticorpi che provenivano dal sangue dei guariti per proteggere ovviamente quelli, diciamo, in malattia. Appunto, ripeto, aveva una mortalità del 33%. Perciò è stato un punto molto, diciamo, avanti per quel che riguarda la terapia e l'approccio che adesso appunto sta facendo in particolare De Donno a Mantova è fondamentale, perché noi abbiamo notizie pubblicate magari successivamente dal gruppo cinese, che anche loro hanno utilizzato la sieroterapia, magari non in larga, diciamo, quantità, però abbastanza poi da pubblicare, e già, diciamo, si può leggere sui presidi di National Academy of Science, che sarebbe un giornale americano, anche sull'altro Journal of Medical Biology, proprio che loro hanno utilizzato gli anticorpi dei guariti con grande successo. Il fatto che De Donno l'abbia usato a Mantova, diciamo, per primo in Italia, che l'abbia messo diciamo, a fondo un procedimento che da allora, quando lui lo usa, non ci sono più morti, penso che sia un grande successo, anche perché poi sappiamo adesso che la usano a New York, la usano in Germania, anche in Germania con pochissime mortalità, la usano praticamente dappertutto, e finalmente anche in Italia ci sono tutti, diciamo, appresso a questa, diciamo, modalità, che non è altro che quello che avremmo ottenuto con un vaccino. Vaccino, qual è, diciamo, il fine del vaccino? Produrre gli anticorpi del soggetto vaccinato che lo proteggono dal virus cosiddetto selvaggio. Nel caso specifico, noi gli anticorpi ce li abbiamo perché abbiamo i soggetti guariti, e dei soggetti guariti è possibile prendere gli anticorpi e passarli ovviamente a quelli che stanno, diciamo, in condizioni soprattutto critiche. Professore, un personaggio molto famoso diceva che in Italia si perdona tutto tranne il successo. Quindi, dopo che De Donno evidentemente è riuscito a mettere in piedi con successo questo tipo di strategia, subito sono divampate le polemiche. Alcuni hanno cominciato ad obiettare che si tratta, diciamo, di una procedura troppo costosa, altri hanno cominciato a lamentare l'eccesso, il presunto eccesso di protagonismo mediatico di De Donno, che improvvisamente poi ha preferito, diciamo, ritirarsi dalle scene. Non si capisce neanche bene se ci tornerà, presto. Secondo lei, diciamo, è possibile che abbia subito delle pressioni, diciamo? Ma io comincerei con la prima parte, ossia se questo è un procedimento costoso. Io direi che è per niente costoso, perché si tratta di utilizzare la parte liquida di una trasfusione. Quindi, diciamo, sappiamo che i costi sono minimi in questo caso. Poi l'altro aspetto, diciamo, è la sicurezza del procedimento. Anche in questo caso, noi, diciamo, dopo la famosa legge del 1992 sul risarcimento dei danni da trasfusione, abbiamo, diciamo, un procedimento pressoché perfetto, ma appunto di riferimento mondiale, e quindi, diciamo, la possibilità di utilizzare questa parte, diciamo, liquida del sangue, la parte, diciamo, non corpuscolata, che addirittura nello stesso soggetto potremmo prendere il liquido e ritornare i colpi rossi, essere praticamente sicura dal punto della sicurezza, diciamo, della sterilità di quello che poi andiamo a iniettare al paziente, diventa un fatto di prima scelta. Non penso assolutamente che De Donno sia il tipo, diciamo, da andare in televisione, e quindi non credo assolutamente ci sia nessuna motivazione del genere. Tant'è vero che quando si è visto attaccato senza motivo, diciamo, ha pugilato, per più dire, remi in barca. C'è un aspetto, professore, che da profani noi facciamo spesso fatica a demistificare, no? Sembra quasi che le sorti della sanità mondiale dipendano dai voleri di un esperto di informatica come Bill Gates, che si prende la briga di spiegare ai governi cosa devono fare, quali sono le linee guida da seguire, e tutti, compreso il nostro presidente del Consiglio Conte, lo ascoltano come un oracolo, come se fosse il massimo esperto di sanità
al mondo. È possibile, diciamo, che questa cura al plasma abbia un pochino fatto danno a quella parte di industria farmaceutica che non vede l'ora di mettere un vaccino e di lucrarci sopra? Beh, questo diciamo, c'è un grande nostro politico che ha detto a pensare male. Era Andreotti, mi pare. Dico, non è complottismo, diciamo, esistono interessi intorno a queste vicende, cioè esistono forse interessi economici intorno alla salute o è complottismo solo pensarlo? Ma senza dubbio, diciamo, gli interessi ci sono, lo sappiamo, le Big Pharma, tutto sommato, hanno la stessa percorso di importanza mondiale dei gruppi petrolifici e quindi diciamo, siamo veramente a certi livelli. Sappiamo come a Davos non si decidono soltanto le economie del mondo, ma si decidono anche se vaccinare o meno i soggetti. A Davos sono state diciamo, ripristinate molte industrie a produrre vaccini e si erano ridotte soltanto a tre per tutti gli errori che sono stati fatti con le vaccinazioni antinfluenzali degli Stati Uniti, quando eventualmente queste case hanno dovuto pagare, diciamo, parecchio a livello medico-legale. E quindi in un certo senso presumo che ci sia sicuramente un grande interesse nel vaccino, il quale vaccino, però intendiamo, il vaccino è futuribile, il vaccino sarebbe certamente una cosa auspicabile. Abbiamo detto prima qual era il principio. Promuovere gli anticorpi, quindi la protezione del soggetto prima che incontri il virus di strada, per così dire. A questo punto, diciamo, il vaccino non c'è, perciò dobbiamo sicuramente ricorrere a quello che abbiamo adesso in mano, è una terapia che abbiamo bisogno. Il vaccino, quando sarà pronto, e ci vuole un tempo, per così dire, tecnico necessario, lo dice lo stesso Ministero della Sanità, e deve essere, il vaccino deve essere sicuro e deve essere ovviamente efficace. Quando queste, diciamo, qualità saranno proprio del vaccino, allora potremmo usarlo. E se il vaccino fa la fine del vaccino per l'AIDS, che ancora l'aspettiamo dal 1983, quando è stato identificato il virus, una cura è stata fatta in particolare nel 1997 con farmaci, non c'è tuttora un vaccino per l'AIDS. Bene, senta, professore, secondo lei il sole, il mare, insomma, si avvicina l'estate, ci aiuteranno a debellare un po' l'aggressività di questo virus? C'è una ricerca interessante proprio fatta sui coronavirus e il loro impatto per le latitudini nel mondo. C'è addirittura la possibilità di vedere come ci sia questo trasferimento dalla Cina via la parte, diciamo, settentrionale dell'India, direttamente in Europa e quindi negli Stati Uniti. Sembra che le latitudini africane col caldo secco sono risparmiate. Nel senso che è più facile che il virus possa albergare, per così dire, nelle nazioni che danno nel Mediterraneo, nazioni africane, o eventualmente nel Sudafrica. Però dove c'è, diciamo, certo caldo scocciato, c'è un focolai che non diventano epidemici. E quindi tutto sommato questa situazione non può che favorirci, in quanto noi, diciamo, in Italia abbiamo la possibilità di avere, diciamo, delle temperature estive senz'altro molto vicine a quelle africane talvolta e quindi tutto sommato credo, il virus non si troverà proprio a suo agio, a parte il fatto che ovviamente finisce la curva epidemica e saremo in grado eventualmente di avere una buona parte della popolazione immunizzata, cioè produce gli anticorpi perché hanno avuto contatto con il virus, anche se non si sono eventualmente ammalati. Professore, quanto è probabile una seconda ondata in autunno e nell'inverno del 2021? Ma io prospetto nei riguardi come succede con i virus influenzali, tenendo presente però che la prima SARS è finita, diciamo, dal novembre all'aprile 2002-2003. Vediamo anche che in Cina praticamente l'hanno già dominata, iniziata anche là sicuramente, a fine anno, presumibilmente con l'autunno, è finita sicuramente a metà marzo. I nuovi casi sembra che sono, diciamo, da fuori della Cina. E
E noi ovviamente, diciamo, noi, non solo noi in Italia che siamo passati subito al secondo posto, diciamo, in questa epidemia, ma anche tutto il resto del mondo, diciamo, abbiamo delle curve cosiddette gaussiane diverse, queste curve epidemiche sono relative anche alla politica che si è fatta per cercare di contrastare il virus. Penso che sia stato molto valida, per esempio, il tampone per tutti in Corea del Sud, che è molto vicino alle nostre latitudini, e l'hanno avuto una bassissima mortalità e hanno praticamente avuto una curva gaussiana diversa, non abbiamo avuto in particolare quella crescente esponenziale italiana, ma eventualmente hanno già aggiunto subito il picco e quindi la discesa. Noi abbiamo avuto parecchio plateau prima di cominciare la discesa della gaussiana. E poi penso che sia sempre, mi piace ricordare la cosiddetta ricetta israeliana, che è stata sempre quella là praticamente di isolare, o meglio di proteggere gli anziani e lasciare circolare il virus tra i più giovani. La stessa ricetta usata in Svezia, in un certo modo anche in molte altre nazioni che hanno già la ripresa con la scuola, con lo sport, con tutto il resto. Senta, professore, il premio Nobel Montagnier aveva ipotizzato l'idea che questo virus fosse di origine artificiale, cioè sfuggito per negligenza dal laboratorio di Wuhan. È fantascienza o è plausibile? Dunque, vorrei dire qualcosa in mezzo, anche perché per giunta conosco personalmente Montagnier. Lo stesso Montagnier ha detto però che questa sua, per così dire, ipotesi era stata fatta a tavolino, insieme anche a un altro studioso, se non sbaglio matematico, esperto di computer. E quando gli ha detto questo, ha parlato pure che questo, diciamo, virus aveva pure addirittura dei tratti genetici per produrre le proteine dell'AIDS. Ora io dico questo, diciamo, per quel che se ne sappia, indipendentemente dal fatto che un virus possa anche essere sfuggito dai laboratori di Wuhan inconsciamente per un tecnico, un ricercatore, però questo non toglierebbe molto da quello che sarebbe la provenienza del virus, che il virus è proveniente dal pipistrello attraverso eventualmente un intermediario, che nella prima SARS è stato lo civetto, adesso è il pangolino, nella SARS del Medio Oriente è stato il dromedario, però sempre diciamo, la partenza è il pipistrello. Cosa vuol dire questo? Che quando i cinesi hanno il 7 gennaio, una settimana dopo l'ufficialità diciamo, di questa polmonite atipica epidemica, fornita come notizia in dichiarazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità, stato trovato che fosse un coronavirus. Ma questo coronavirus che è stato comunicato per quanto riguarda le sue sequenze dalla sera al mattino ai colleghi americani, che è stato subito, per così dire, studiato, ha trovato una settimana dopo ancora, cioè a metà gennaio, l'isolamento nelle cellule in Australia. E quindi la tua, per così dire, nuovamente modalità, microscopio elettronico, sequenze di nuovo. A Berlino, quasi in contemporanea, anche a metà gennaio, si è già parlato di un test diagnostico che è stato fra le linee guide dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ancora, diciamo, il Istituto Pasteur, nell'ultima decada di gennaio, è stato in grado anche di trovare le stesse sequenze. Quindi diciamo, non mi sembra che queste sequenze abbiano fatto pensare a un virus da fantascienza, o quanto peggio quando c'era stato un romanzo fantascientifico del 2015 dove ha parlato di un virus della SARS che veniva accoppiato con certe proteine che riguardavano eventualmente la sua biotecnologia e poi da lì era nata un'epidemia o meglio una pandemia mondiale. Senta, professore, rispetto alla pericolosità del virus, secondo lei le risposte dei diversi governi, in particolare di quello italiano, sono state sufficienti, sono state tempestive e oggi sono ancora giustificate? O adesso sarebbe il caso di tornare a vivere un regime di normalità, senza continuare, diciamo, a imporre delle limitazioni figlie della paura? Ma è una domanda
domanda, diciamo, sempre di grossa attualità, perché siamo appunto in un momento in cui dobbiamo vedere cosa possiamo fare, come ci dobbiamo aprire, quante mascherine dobbiamo indossare, quante distanze dobbiamo tenere, se eventualmente questo poi viene trasferito soprattutto sulle spiagge oppure sui monti. Ma io penso che dall'inizio il governo abbia fatto proprio un errore elementare, ossia bloccare, per giunta credo, prima l'azione, i voli da e per la Cina, come se eventualmente i voli diretti avessero un'importanza molto relativa a questo punto, visto che si poteva arrivare dalla Cina attraverso tutte le altre capitali, da Dubai a Mosca, a Francoforte, a Londra, a Parigi. Poi successivamente invece c'è stata questa presa di posizione quando abbiamo avuto l'epidemia italiana, tra il 20 e il 22 febbraio c'è stato questo boom, perché in Lombardia, in parte in Veneto, in Emilia Romagna. Allora, sono state fatte successivamente, anche in questo caso, non dimentichiamoci che è stato alla fine della prima decade di marzo che c'è stato questo riblindare, e in questo caso c'era stata la Lombardia blindata insieme ad altre 14 province, per cui c'è stato, diciamo, un pochino, diciamo, di sofferenza praticamente al centro-sud, le isole maggiori. Sembra che i contagi siano venuti soprattutto da quel famoso, diciamo, ritardo fra la firma del decreto e quindi tutti alla ricerca del treno per tornare a casa, dove ovviamente in Lombardia praticamente si lavora e si studia. Per cui, diciamo, non lo so, ecco, poi siamo stati, diciamo, sotto questo, per così dire, no, le notizie sempre date giornalmente, anche con notevoli enfasi per quel che riguardava il numero crescente dei contagiati e soprattutto il numero delle vittime. Sappiamo adesso che eventualmente non si possono correlare necessariamente le morti in totale rispetto a quelle particolari, perché c'è stato uno studio sui primi quasi 1.000 casi, se non sbaglio, erano 909 cartelle cliniche delle vittime, che l'Istituto di Sanità, il nostro garante, ha detto sì, che soltanto 19 erano le morti da coronavirus. Quindi c'è stata tutta questa situazione un po' particolare, che si è cercata di prolungarla nel tempo, non so fino a che punto, cioè, nel senso, sicuramente potrà essere importante nella Lombardia, nelle altre regioni più toccate rispetto a noi centro-sud, che tutto sommato anche per questioni climatiche non c'era motivo di questo disagio. Vedi che poi c'è un notevole impatto sull'economia, a parte che poi sull'aspetto, diciamo, direi, lo stress mentale che se ne ricava, lo stress immunitario che se ne ricava, tutta una serie di situazioni sicuramente negative, che adesso devono sicuramente essere messe da parte, perché le altre nazioni sono tornate a scuola, come in Danimarca, in Austria, a riprendere la vita normale, in Germania, in Francia, siamo solo noi diversi. Non parliamo poi ovviamente la Svezia, che non ha pagato nessun tributo a questo, diciamo, a questa richiesta di isolamento, e in particolare ovviamente ha avuto i grandi elogi da parte del New York Times. Professore, le faccio un'ultima domanda semiseria, ecco, diciamo così. C'è il professor Burioni, che è sempre lì, ospite fisso da Fazio, che aveva spiegato come una specie di novello mago Telma, a febbraio, proprio negli studi di Fabio Fazio, che questo virus non sarebbe mai arrivato in Italia. Voi avete, diciamo, avuto un battibecco mediatico, diciamo, la polemica l'avete chiusa, l'avete chiarito, oppure pensa che, non so, ma non meriti troppo attenzione, diciamo, il parere di Burioni? Ma io penso che non c'è stato nessun chiarimento, nel senso che già in passato, a proposito di un convegno tenuto dall'Associazione dei Biologi a Roma, in cui veniva Montagnier e ad altri, diciamo, studiosi, e si parlava di vaccinazioni, e lui, diciamo, già allora si era opposto addirittura al convegno, che avremmo dovuto annullare, perché non c'era nessuna motivazione. Se c'è da discutere, si discute al convegno, ed eventualmente si porta ognuno, diciamo, le proprie conoscenze scientifiche su quello. Per cui dopo,
a mia insaputa c'è stato un continuo, per così dire, riferimento al mio curriculum, ai miei successi passati, presenti e adesso futuri. Per cui io non credo che, cioè non mi piace, insomma, venire in polemica in queste situazioni. D'altra parte, sembra che anche per dichiarazioni successive, vedi appunto la sieroterapia, questo burione non è in gara una, per così dire. Ecco, vabbè, lei so che diciamo, non lo vuole dire da solo, ma lo dico io. Il professore Tarro è stato fra quelli che ha affrontato con successo all'epoca il colera a Napoli e poi ha avuto altri grandi successi, sempre nella sua opera di virologo negli anni 70, dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Grazie ancora, professore, per aver voluto fare questa chiacchierata con noi. Speriamo di riaverla presto in collegamento. È stato un grande piacere. La saluto molto caramente. Grazie. Arrivederci, a presto. Allora, cari amici, avete visto, insomma, le parole rassicuranti di un medico di chiara fama che riesce ad unire, la brillantezza del pensiero scientifico alla capacità di, comunicare e anche, perché no, di rassicurare. Bene, chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione la, richiesta. Una richiesta di donazione, perché poi, come sapete, noi siamo una TV libera, giovane, che non può contare su nessun editore esterno, siamo liberi, possiamo parlare liberamente proprio perché non siamo, tra virgolette, mantenuti e tenuti in vita da nessuno. Se voi apprezzate questo lavoro, se volete vedere crescere una voce libera al servizio del miglioramento e della percezione collettiva, non omologata al pensiero mainstream, aiutateci, donate. Ai riferimenti che vedete in sovraimpressione. Io vi ringrazio ancora tutti e ci vediamo presto, sempre qui su Vox Italia TV e dopo anche sul canale dell'amico Diego Fusaro. Buona serata a tutti.